arrivata la scroll box di luglio e quindi io già l'ho ovviamente aperta e già ho utilizzato tutte le cosine al suo interno, così vi do anche una prima impressione. E prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti e di attivare anche la campanellina, così quando pubblico video sarete informati. E se vi piace il mio video sulla scroll box di luglio, mettete un pollice in su. Quindi vediamo che cosa contiene. Quindi io direi di andare con la videocamera qui e di guardare. Allora, qui ci dice che a volte provare dei nuovi prodotti per l'arte può essere scoraggiante, un po' come per i colori ad olio, perché si pensa che possano essere utilizzati con solamente appunto con dei solventi o comunque con certi strumenti per riuscire ad ottenere certi effetti. Loro ci dicono che ci vogliono dare la possibilità di provare in un modo molto più facile questo strumento, quindi i colori ad olio, e di sperimentare tutti, diciamo, gli aspetti positivi della pittura con i colori ad olio senza problemi, insomma. E quindi il primo prodotto che troviamo nella nostra scroll box sono proprio questi tre colori ad olio della marca Cobra, e sono il bianco, il blu ultramarino e il magenta primario. Quindi sono solo questi tre colori, che però ovviamente poi mischiati permettono di ottenere più tonalità. E allora vediamo che cosa ci dice a proposito di questi colori. Allora, questi sono colori ad olio di qualità proprio, insomma, dedicata proprio agli artisti, insomma, qualità elevata, che sono mixabili, quindi che si possono appunto mischiare, diluire con l'acqua, con un eccezionale alto, diciamo, livello di pigmentazione. Pitturare con questi colori è come pitturare con i classici colori ad olio e dà quindi l'effetto della pittura ad olio con l'uniformità di asciugatura, praticamente con il tempo di asciugatura uniforme e un certo appunto livello anche di lucentezza. Il colore e, diciamo, le pennellate o comunque il tipo di texture che si vuole mantiene tutta, diciamo, la sua appunto qualità e rimane uguale anche se appunto anche dopo appunto che la pittura si è asciugata. L'unica differenza rispetto agli oli tradizionali è che non hai bisogno di, diciamo, spaventarti o comunque di farti del male utilizzando dei solventi. Quindi c'è scritto che si possono appunto utilizzare così come sono presenti nel tubetto oppure diluiti in base appunto alla consistenza che vogliamo, solamente con un po' di acqua. In più il processo anche di pulitura del pennello è molto semplice, perché ha bisogno solamente di un po' di acqua e sapone, anche per pulire non solo il pennello ma anche le mani. Quindi abbiamo questi colori e ci danno anche questo pennello che è brandizzato Scroll Box, ed è praticamente, infatti, ZAHN ZAHN Custom Flat Synthetic Universal Brush. Quindi è diciamo la grandezza, presumo 10. Mi piace perché ha comunque anche questa cosina protettiva, e questo è il pennellino. E allora ci dice questo pennellino facilmente, insomma, diciamo
maneggevole, perché appunto è corto, taglia appunto 0, misura 0, è una, diciamo, questa è, diciamo, la punta, quindi il pennello è un insieme di diverse fibre di diverso appunto, diciamo, spessore, per garantire quindi maggiore, diciamo, elasticità e anche la capacità di tenuta della pittura, ed è perfetto per fare delle pennellate molto precise. Inoltre il pennellino piatto ha un'eccellente anche forma, che permette appunto di trattenere il colore ed è adatto per ogni tipo di pittura, quindi anche non solo per i colori ad olio, ma anche per i colori per gli acquerelli. Quindi pennellino, e poi ci forniscono questo foglio, che io però non ho utilizzato perché non mi andava di farvelo vedere tutto sporco. E questa è la palette paper 45 grammi, credo, GSM, boh, vabbè, comunque. Allora, c'è scritto che questo foglio di carta speciale è praticamente fatto con fibre vegetali, e praticamente serve per i colori ad olio e per i colori acrilici, ed è praticamente perfetto per fare, diciamo, cose così, insomma, che vi servono temporaneamente, insomma. Utilizzatelo per mischiare, ma anche comunque per mantenere i vostri colori, per mantenere e per essere sicuri, sapendo appunto che non fuoriusciranno, comunque che non vi sporcherà la superficie sotto, quindi è fatto apposta appunto per trattenere il colore e non farlo passare sotto. Poi abbiamo questa card, che ha comunque, come vedete, delle sagome da ritagliare, ed è praticamente, c'è scritto che ci sono molti modi per applicare la pittura su una superficie anche senza utilizzare un pennello. C'è scritto di utilizzare questa card per sia per mixare i colori, o anche per applicarli sul foglio, comunque sulla superficie. I bordi, quindi rigidi, sono adatti per creare appunto anche diversi appunto strati di pittura anche su superfici quindi ampie, o per creare magari delle texture particolari. C'è scritto che si può anche ritagliare appunto in forme diverse, come è indicato qui, forme e misure, per creare più di uno strumento e creare quindi diversi effetti di pittura. E quindi questa è la palette knife card. Infatti qui c'è scritto che i pennelli non sono l'unico modo per applicare la pittura, quindi puoi utilizzare questa carta e vogliamo appunto darti altre possibilità per mischiare e applicare la pittura. Quindi prova ad utilizzare questa carta per mischiare i colori, per sperimentare diversi modi in cui puoi mettere appunto la pittura, stendere la pittura e tagliandola appunto in diverse parti. Io non l'ho fatto perché volevo comunque farvi vedere appunto integro, però non escludo di farlo prossimamente, perché questi colori veramente mi incuriosiscono. E poi ultima cosina, a parte, vabbè, un lecca lecca che poi andrò ad assaggiare, l'ultima cosina che abbiamo è questa matita di grafite 2B. Allora, questa è la Derwent Sketching Pencil. Allora, fare gli sketch consiste praticamente nell'essere appunto comunque liberi e lasciarsi andare appunto di creare facendo appunto gli sketch. Quindi questa matita ha una mina bella ampia di grafite, e quindi rende quindi semplice
buttare giù insomma uno sketch veloce o per catturare magari velocemente la forma di una nuvola che passa e che poi sparisce. Quindi mentre stai comunque provando appunto ad aggiungere altri importanti appunto dettagli al disegno, andandolo appunto a diciamo temperare, creando appunto una punta più fine, quindi con la punta più fine ovviamente crei più dettagli. Quindi c'è scritto che questa matita è molto versatile e che quindi è un'aggiunta in più nella nostra collezione. E poi c'era questa specie appunto di tela in miniatura che io ho dipinto. Allora, questa è la Primed Sketched Canvas Panel. Era praticamente proprio come una mini tela. C'è scritto che è una tela di grande qualità che è praticamente montata sopra ad un pannello di cartone che è incollato appunto sulla parte sotto, quindi sulla parte sotto ed è pronta appunto già per l'uso. Solamente appunto bisogna aggiungere la pittura e a far andare la nostra creatività. Praticamente la challenge del mese era Abstract Floral. Ogni mese appunto ti forniamo questa selezione di strumenti per il disegno, per l'arte, e quindi vi diamo ispirazione, ma vogliamo anche dare un tocco in più alla vostra creatività, quindi stimolarla. Ogni mese vi daremo appunto una parola chiave per la sfida o una frase che deve essere appunto da voi interpretata. Provate e create qualcosa utilizzando solo le cose presenti nella box. E quindi vabbè, io per questa diciamo challenge ho pensato di disegnare questo cappellino con questi fiori stilizzati. Allora, io i colori vabbè non li ho mischiati qui perché mi sembrava brutto farvelo vedere tutto sporco. Per quanto riguarda il pennello, devo dire che è stato veramente piacevole da utilizzare sia per dipingere le superfici più ampie, ma sia anche per creare comunque cose più dettagli, quindi per creare anche magari delle linee, perché devo dire che veramente i bordi rimangono belli belli solidi, quindi è molto versatile quel pennello. Ovviamente è la prima volta che io dipingo con i colori ad olio, quindi cioè, non è che ho fatto chissà cosa. Voglio provare a creare qualcosa in rilievo prossimamente, perché appunto mi piace questa cosa che si può creare qualcosa in rilievo con questi colori. E comunque vedete che anche se sono solamente tre colori, comunque ho creato tre o quattro diverse gradazioni di rosa, comunque di rosso e di rosa. Ho creato diverse gradazioni di blu, di viola, un lilla, quindi insomma sono veramente colori, anche se sono solamente tre, con cui comunque ci si può sbizzarrire. La matita l'ho utilizzata per fare lo sketch e anche su questa appunto specie di tavoletta comunque si è cancellata bene e quindi niente, questa è la creazione che ho fatto e devo dire che un pochino mi spaventava utilizzare questi colori ad olio perché pensavo di non essere capace e quindi di non riuscire a creare nulla. Poi invece alla fine qualcosa è uscito fuori e io direi che possiamo anche assaggiare il famoso lecca-lecca, se riusciamo ad aprirlo, perché sono curiosa. Sì, voglio proprio creare qualcosa, magari mischiando, cioè non solo con i colori ad olio, però creando qualche disegno, anche solo con i copi, che però ha qualche cosa in rilievo fatto in questo modo. È tipo aspro, tipo un agrume. È strano. No, sinceramente no. È
veramente aspro, come un limone. No. Quindi, niente, questa è la scroll box di luglio, quindi, e quello che io ho fatto e quello che io penso dei prodotti che ci ho trovato dentro. Quindi, fatemi sapere se anche voi siete abbonati a questa box, se vi piace anche a voi, se questo mese vi è piaciuta, perché comunque è un po' diversa dal solito, un po' più complicata da utilizzare. E quindi niente, vi ricordo che sotto trovate i link per i miei social, dove appunto soprattutto Instagram, dove posto quasi tutti i giorni, e quindi seguitemi anche lì, vi aspetto qui sotto a questo video e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!